Siamo ragazzi, grazie intanto per essere intervenuti a questo primo memorial Stefano Borgonovo. Il ringraziamento viene da parte della San Benedettese Calcio e dell'associazione Noi Samb, che ha voluto fortemente questo primo memorial. Noi vi diamo un arrivederci al prossimo anno. Cercheremo di fare le cose fatte anche meglio. Ci scusiamo se ci sono stati dei contrattempi come in questo momento qui, però insomma tutto quanto è andato nel migliore dei modi e ci accingiamo in questo istante a fare le premiazioni di questo memorial, così vi facciamo partire rapidamente. È giusto comunicarvi, portarvi a conoscenza il messaggio che Chantal Borgonovo ha voluto darci in questa giornata, scusandosi che della sua non possibilità di essere presente durante questi due giorni. Desidero innanzitutto salutare tutti i presenti e partecipanti all'evento. Per impegni improrogabili non mi è possibile essere con voi come avrei voluto. Quando ci è giunta la proposta del memorial categoria allievi dedicata a Stefano, non ho avuto esitazione nell'aderirvi con entusiasmo, perché l'esperienza nella San Benedettese di Stefano, giovane calciatore, ha lasciato un segno positivo nella sua carriera. E grazie all'affetto dei tifosi e delle persone che lo hanno conosciuto e stimato, è stato portato avanti negli anni sempre con affetto e sostegno anche nell'ultimo difficile periodo della malattia. Mi auguro quindi che la manifestazione calcistica e la mostra abbiano avuto il meritato successo e ringrazio gli organizzatori per il loro impegno e tutte le realtà coinvolte per la disponibilità dimostrata in questa occasione. Chantal Borgonovo. Passiamo ora alle premiazioni, partendo dal quarto classificato, Pescara Calcio. Come vedete, ne abbiamo deciso per scelta di non proporre coppe e trofei particolari, ma consegnare alle società delle immagini del nostro territorio. Passiamo ora al terzo classificato, la San Benedettese, al quale va fatto un grande applauso. Passiamo al secondo classificato per questo primo memorial Borgonovo, la squadra del Como Calcio. Premia il presidente Zopoletti ed Alfiero Capociuzzi. Un ringraziamento al presidente Zopoletti e ad Alfiero Capociuzzi. Complimenti ragazzi, ci vediamo il prossimo anno anche a voi. Guadagnano il primo posto in questo primo memorial Stefano Borgonovo la squadra della Viola, la Fiorentina Calcio. Complimenti ragazzi, veramente bravi. Premia l'assessore allo sport Eldo Fanini. E qua pure. Grazie a tutti. Ci fate fare una foto solamente tutti insieme prima. Siamo. Grazie.